Passiamo all'esercizio con le ghost notes, quindi andiamo a sostituire praticamente ogni pausa con una ghost note. Quindi, ad esempio, nella figurazione A dove suono il primo sedicesimo, gli altri tre, anziché non suonarli, vado a suonarli con delle ghost notes. Ok, e lo manterrò su tutti gli esercizi. Quindi anche qua avrò le tre riproposizioni con suona la velocità di oggi. Propongo come ad esempio giro armonico Sol, Si minore, Do e Re, ma chiaramente puoi farlo su qualsiasi giro armonico che tu voglia. Quindi ho impostato la velocità 70 e andiamo a provare a farlo. Quindi parte con la mia suddivisione sedicesimi. 1, 2, 3 e parto con il primo. Poi ci spostiamo sul B. Ghost. Anche questo bello impegnativo, bisogna tenere delle velocità molto basse, l'errore è dietro l'angolo, come hai sentito, quindi studiamo e miglioriamo insieme.